Io penso che per la nostra diocesi oggi sia prima di tutto un grande momento di gioia e di grazia. Io ricordo nel 2009 le parole di Sua Eminenza, il cardinale Angelo Bagnasco, che nel corso di una prolusione ai giovani della diocesi definì la testimonianza cristiana un'esigenza del cuore. Per la mia famiglia portare alla luce la storia di Aldo, la vera storia di Aldo completa, è stato esattamente questo. Io penso che il patrimonio di spiritualità, la sua testimonianza forte, decisa, umile, ma sempre irremovibile, anche dinanzi a enormi difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, e il suo guardo sempre rivolto al cielo, sono tesori che non potevamo tenere per noi. Ecco, tanti hanno potuto conoscere la storia di Aldo grazie al documentario Bisagno, lo splendido lavoro di Marco Gandolfo, a cui la mia famiglia ha partecipato direttamente, e che l'Università Cattolica ha presentato nel 2015. In un momento storico in cui sembra che l'unico scopo sia quello di trovare un nemico o qualcuno di cui avere paura, che valore ha la testimonianza di Bisagno? Guardi, questa domanda non è facilissima, nel senso che, guardi, il messaggio che Aldo oggi ci lascia credo sia semplicissimo, ma al contempo molto forte, come tutti i messaggi che lasciano persone che hanno seguito Gesù sino al dono della loro vita. Io sono convinto che Aldo, in un mondo che propone l'effimero e il passeggero quali alimenti quotidiani e gratuiti a tutti, sono convinto si rivolga ai giovani e non solo, testimoniando per chi e cosa valga la pena vivere, ma anche per chi, con la C maiuscola, vale la pena morire. Aldo ha vissuto un periodo tremendo, dove il mondo era diviso da due ideologie che Giovanni Paolo II, nel suo ultimo libro Memoria e Identità, definisce le due grandi ideologie del male, nazismo e comunismo. Ci indica un criterio, Aldo, di discernimento assoluto tra bene e male che oggi manca proprio e che ha garantito a lui in prima persona di rimanere libero. E questo unico criterio è la parola di Dio. Io credo, Aldo, dica a tutti noi che tutte le libertà che non riconducono a Cristo sono pericolose false luci. E questo valeva ieri, vale ovviamente oggi e varrà sempre.